Benvenuti a tutti i partecipanti, gli studenti delle scuole superiori a questo Open Day dipartimentale del Dipartimento di Matematica e Informatica. Questa prima parte, questo Open Day, è rivolto al corso di laurea in matematica. Quindi siamo in questa modalità nuova. Di solito, appunto, ci sarebbe piaciuto accogliervi nel nostro dipartimento, che ha sede in via Vanvitelli, proprio vicinissimo alla mensa universitaria, se voi siete pratici di Perugia. Comunque vi aspetteremo quanto prima, compatibilmente con le situazioni sanitarie, anche per una visita guidata al nostro dipartimento. Come prima cosa, come vedete dal programma, ci sarà subito il saluto del nostro direttore, che vi introduco, il professor Massimo Giulietti. Buonasera a tutti, grazie Sergio. Vi do appunto il benvenuto al Dipartimento di Matematica e Informatica, che è la struttura che ospita i corsi di laurea in matematica. È un po' strano, no? Dare il benvenuto in una struttura senza essere fisicamente lì, ma sappiamo qual è la situazione. Spero vivamente di potervi vedere il prima possibile e soprattutto di vedervi in autunno alla ripresa delle lezioni. Noi chiaramente riteniamo, come penso anche voi studenti, dopo questa esperienza che avete avuto in questi mesi, che la didattica in presenza sia insostituibile. Però voglio anche rassicurarvi sul fatto che la priorità del Dipartimento, sarà quella di garantire la sicurezza dei suoi studenti. Quindi ogni apertura andrà fatta con estrema prudenza, con gradualità. Voglio anche dirvi che noi abbiamo reagito prontamente all'emergenza, nel senso che già 2 giorni dopo che le scuole erano state chiuse, l'attività in presenza interrotta, eravamo praticamente pronti con tutti i corsi, con tutti gli insegnamenti, con la modalità telematica. Sappiamo che il nostro territorio fortunatamente non è fra i più colpiti dal virus e speriamo che questo ci consenta di riaprire più velocemente rispetto ad atenei di altre regioni, ovviamente in accordo con le autorità sanitarie e con il Comitato Tecnico Scientifico Regionale. Bene, non vi rubo altro tempo, lascio la parola al presidente dei corsi di laurea in matematica, professoressa Pucci, e a tutti i colleghi che si sono dedicati e che si stanno dedicando all'orientamento, a cui va il mio più caloroso ringraziamento. Buon lavoro a tutti. Grazie direttore, grazie tante. Mi permetto di modificare un attimino la scaletta. Prima della professoressa Pucci, se riesco, vi vorrei fare vedere un piccolo video introduttivo che avevamo preparato per il corso di laurea in matematica e poi subito dopo comincerà la presentazione della professoressa Patrizia Pucci. Quindi un attimo solo che facciamo partire il video. Spero che si senta bene, che tutto vada bene per il meglio. Mi dicono che non si sente l'audio.
Ecco, mi dispiace se c'è stato qualche problema con l'audio. Forse c'era dei problemi interni, forse con il mio computer. Comunque, spero che abbiate intuito un po' le caratteristiche fondamentali di questo bellissimo corso di laurea in matematica e quante opportunità offre, perché molto spesso questa cosa non è così immediata. Invece le opportunità, come vi spiegheranno benissimo i miei colleghi matematici, sono veramente tante. Allora lascio subito la parola al presidente del corso di laurea in matematica, la professoressa Patrizia Pucci. Grazie mille dell'introduzione, grazie al direttore della splendida introduzione, così anche affettuosa. La mia presentazione del corso di studio sarà aiutata dalle mie colleghe che nomino in perfetto ordine alfabetico come prassi accademica, che sono la professoressa Irene Benedetti, che invito a mostrarsi con il video per cortesia, che è responsabile qualità del corso di laurea magistrale in matematica e membro appunto della grande citato gruppo di orientamento dipartimentale dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento di Matematica e Informatica. Adesso non vedo il video della professoressa Irene Benedetti, che invece è connessa. Lo Sì, vedremo. buongiorno a tutti. Sì, ti Sì, puoi si infatti. vede. Sì, lo vediamo Puoi... Patrizia. Vediamo Ah, tutti. io non la vedo, invece. Sì. Non so perché non vedo la professoressa Benedetti. Non vedo Sì, il. ma lo vediamo metà e metà voi. Poi introduco e invito anche a farsi vedere in video la professoressa Giuliana Fatabi, che è responsabile qualità della laurea triennale in matematica e tutti voi, molti di voi penso, l'avranno già incontrata in tante manifestazioni inerenti al premio Dante, in quanto è la principale coordinatrice di questo premio Danti che offre il Dipartimento di Matematica. Infine introduco la professoressa, che invito anche lei a farsi vedere in video, Roberta Filippucci, che è membro del Senato accademico del nostro Ateneo e rappresenta appunto i matematici e è coordinatrice della Scuola Matematica Interuniversitaria che ha sede a Firenze, ma che da più di 50 anni svolge le attività Buonasera. estive a Perugia, nel nostro Dipartimento di Matematica e anche a Cortona a un livello più. Ora Buonasera. metto in condivisione, io purtroppo non vedo i vostri video, quindi mi dispiace, non vedo i vostri voti. Comunque mi fa piacere avervi invitato. Adesso condivido lo schermo e inizio con la presentazione del corso di studio in matematica, che metto ora la schermo intero. E triennale matematica e magistrale ha una lunga, lunghissima storia, nasce nel 1968, quindi è una dei corsi di studio scientifico più proprio per questo è un corpo docente estremamente oltre nella scuola nostro Ateneo, che è tutto il percorso, come dicevo da tantissimi anni, sì, dalla laurea triennale in matematica, si accede dopo 3 anni alla laurea magistrale,
e chi lo desideri al dottorato ad altre città. Ma la cosa interessante in questa formazione è che appunto anche alla laurea, dopo il conseguimento del titolo di dottore del primo livello, cioè la laurea triennale in matematica, si può accedere direttamente nel mondo del lavoro. E i matematici, come diceva il professor Tasso, sono molto per naturalmente scienti, per accedere all'insegnamento occorre essere in possesso della laurea magistrale in matematica che si possegue due anni, 120 circa. E questa laurea magistrale si può accedere all'insegnamento a tante altre grandi. La laurea triennale in matematica è una laurea a tutto mondo che fornisce le basi di matematica, fisica e informatica. La cosa essenziale interessa dare attenzione è che il corpo docente rispetto al sistema è molto favorevole, c'è una proporzione interessante, questo garantisce che i docenti possano seguire delle anche personali e anche altre, diciamo, in realtà vengono volte attraverso la piattaforma che diceva il nostro studente per tutto gli Ateneo didattica ha immediatamente reso per i docenti della nostro Ateneo è stato uno che impose questa fase difficile del paese. Scusami, poi... Patrizia, scusami, ti interrompo, scusa, c'è un problema di audio, non ci sentiamo molto male, non so come mai, scusami. Dunque, io credo... Ecco, che... ora meglio, più... forse sì, ti devi avvicinare. Allora, esatto, mi devo avvicinare di più, per favore... Interrompetemi in ogni momento, perché grazie infinite, interrompetemi in qualunque momento, grazie. Allora, come dicevo, il nostro Ateneo è stato veramente virtuoso in questa fase di grande difficoltà del paese nel costruire immediatamente la piattaforma Teams per utilizzare, insomma, questa didattica online che è molto efficace ed efficiente. Bene, la laurea magistrale è a tutto raggio, anche la laurea magistrale in matematica, perché si articola in ben 4 curricula molto moderni e che si inseriscono bene nel mercato del lavoro e che non riguardano appunto solo il ruolo del matematico in ambito dell'insegnamento, ma dicevo dottorato di ricerca, è dottorato di ricerca multidisciplinare, perché è un dottorato di ricerca di matematica, informatica e statistica, e la sede del dottorato è a Firenze, ma in realtà coinvolge non solo l'Università di Firenze e l'Università di Perugia, ma anche l'INDAM, che avete sentito nominare, è uno degli istituti alto a livello scientifico, infatti è l'Istituto di Alta Matematica Severi, che ha sede a Roma, la Sapienza. Allora, come dicevo prima, un laureato in matematica anche dopo il conseguimento della laurea triennale può essere utilizzato in svariati ambiti lavorativi.
quindi nelle banche, negli istituti finanziari, nelle ditte di telecomunicazione, negli istituti statistici, nelle aziende di software, nelle assicurazioni, nelle case editrici. E naturalmente però per entrare nella scuola di ogni ordine di grado, dei centri di ricerca universitari, occorre avere la laurea magistrale e ancor meglio se uno è in possesso del dottorato di ricerca. Grande ambito sia anche nei trasporti, nella sanità, insomma, in definitiva, laddove c'è da analizzare, da risolvere delle problematiche, da sistemare situazioni, il ruolo del matematico riveste una posizione. La cosa interessante, quando entrerete alla triennale in matematica e frequenterete i primi corsi, e allora sarete affascinati da quelle discipline che difficilmente si incontrano nella scuola primaria, secondaria o diciamo liceale, perché sono discipline di tipo astratto, abbastanza. Questo, appena avete questo impatto, con questo modo di ragionare, con queste discipline, verrete catturati immediatamente, perché hanno un fascino nuovo che forse è il fascino della matematica, che il fascino vero della matematica. Questo mi dà anche l'occasione di dire: prestate attenzione a non pensare che la matematica interessante è quella che si applica, perché vi rispondo che invece la matematica che si applica è la buona, cioè la matematica eccellente, e quindi anche la matematica astratta, quando è stata pensata da grandi matematici, che immediatamente, come per esempio le algebre di Lie, non hanno trovato un'immediata applicazione, dopo ben 20-30 anni nel mondo della fisica hanno trovato applicazioni affascinanti. E questo io ritengo sia uno degli aspetti più affascinanti del mondo matematico e del pensiero matematico. Ma come dicevo, non diamo solo i numeri, perché le aziende assumono largamente i matematici, e ci sono proprio delle statistiche di altissimo livello delle sedi universitarie più prestigiose americane che appunto enfatizzano quanto la ricerca degli matematici in ambito delle aziende venga ricercata. Quindi cosa interessa nelle aziende? Interessa quanto conoscono i laureati in matematica? La risposta è certamente no, perché l'informazione o quel tipo di informazione è ovviamente legata al tempo e potrebbe non interessare in quello specifico ambito lavorativo. Quindi cos'è la parte più affascinante del corso di studio in matematica e cosa creano i docenti del corso di studio in matematica? Creano nello studente la mentalità del matematico, e questa mentalità, questa creazione, questa creatura meravigliosa che creano è il matematico che ha enorme utilità intellettuale e apertura che gli consente di entrare nel mondo del lavoro dove tradizionalmente nel passato venivano assunti gli ingegneri, e ora guardate, vengono richiesti più i matematici che non gli ingegneri. Quindi questo è anche un aspetto molto interessante del corso di studio in matematica. Come sapete, l'unica, diciamo, delle scienze tradizionali che non è insignita
di premio Nobel è la matematica, ma dal 2002 è stato istituito un premio analogo al premio Nobel per la matematica, che si chiama premio Abel per la matematica. E il primo ad averlo ottenuto è Jean-Pierre Serre del Collège de France, per i suoi contributi in topologia, geometria algebrica e teoria dei numeri. Quindi, come vedete, in discipline abbastanza teoriche, ma naturalmente con risultati estremamente profondi. Il premio è attribuito dall'Accademia Norvegese delle Scienze e Lettere, ha una cadenza annuale, e la prima donna a aver vinto questo premio è la professoressa Karen Uhlenberg, che è un grande professore dell'Università del Texas, ma anche ovviamente visiting dell'Institute for Advanced Study della Princeton University. E la professoressa ha ricevuto il premio per i suoi risultati in teoria geometrica delle equazioni differenziali alle derivate parziali nella teoria di Gauge dei sistemi integrabili, e per l'impatto del suo lavoro nell'analisi, nella geometria e nella fisica matematica. Quindi è molto anche affascinante il fatto che discipline anche apparentemente teoriche trovino questa grandi applicazioni in vari aspetti. Voi sapete, grande enfasi è stato dato anche al premio Abel ottenuto l'anno precedente da Alessio Figalli, che si forma alla Scuola Normale Superiore di Pisa, e anche lui poi cresce nella scuola di Caffarelli nel Texas, negli Stati Uniti d'America, e diciamo, proprio per dire come la scuola italiana, perché la formazione completa accademica del professor Figalli è esclusivamente italiana, come la scuola matematica italiana sia di enorme prestigio. Come dicevo, un altro grande premio è stato anche il premio Henri Poincaré, è stato attribuito a Giovanni Gallavotti, un altro italiano, per una disciplina tra le più importanti del corso di studio matematica, che è la disciplina di fisica matematica. Infatti le applicazioni tradizionali, classiche, più antiche della matematica sono ovviamente nel mondo. Una cosa per la quale va tanto fiero il corso di studio in matematica, e che colloca il corso di studio in matematica tra i più, che conseguono successo, è il fatto che il tasso di occupazione, perché pensate che questo è un tasso di occupazione che riguarda essenzialmente la magistrale, il dato lo aggiornato proprio alle uniche dati disponibili, che sono quelli dell'aprile 2019, sin dal primo anno dopo il conseguimento del titolo di dottore in matematica, ben il 92% dei nostri studenti si colloca nel mondo. A tre anni addirittura il 100%, quindi non c'è neanche bisogno di passare a 5 anni. Guardate la media dell'Ateneo di Perugia, quanto sia diversa da quella del corso di studio in matematica. Quindi questo per noi è motivo di grande soddisfazione, perché mostra concretamente quanto i nostri laureati siano apprezzati. Noi andiamo fieri anche del nostro Ateneo, come avete sentito già dai vari interventi, non solo dal mio, perché infatti il nostro è classificato dal Censis come quegli atenei medio-grandi,
e o grande, diciamo, definitivamente. E come vedete, già da 5 anni consecutivi si classifica l'Università di Perugia al primo posto, ma questa è proprio l'ultima classifica disponibile del 2019-2020. Anche in questo anno accademico, l'Università di Perugia, per i servizi, per le borse, per le strutture, per le comunicazioni e i servizi digitali, per l'internazionalizzazione, per l'occupabilità, e si colloca al primo posto tra tutti gli atenei grandi del nostro territorio nazionale. Quindi studiare a Perugia è veramente di grande, insomma, gli studenti si trovano molto molto bene, la città è piacevolissima e l'università soprattutto offre tantissimo agli studenti, come viene documentato dalla classifica Censis aggiornata a quest'ultimo. E qui ho riportato nei dettagli quella vecchia, ma per dimostrare che appunto quanto sia stabile questa statistica negli anni. Allora, il corso di studio triennale in matematica. Questo è molto interessante perché da svariati anni, dalla riforma universitaria detta in gergo 2.40, i corsi si misurano in crediti formativi universitari, detti brevemente CFU. Ogni CFU è costituito da 25 ore. E un certo numero di ore sono le ore frontali che svolge il docente. Le rimanenti ore sono le ore di studio dello studente. Quindi un CFU che è 25 ore ha solo 7 ore di lezioni frontali svolte dal docente e le rimanenti ore sono dedicate allo studio personale dello studente, che si può avvalere ovviamente anche del tutorato o di altre forme di supporto date dai docenti. Quindi, come vedete, il primo semestre del primo anno ha queste materie, algebra, analisi e geometria, che sono materie classiche, base, e anche questo test di lingua inglese, che è importante per le materie scientifiche, conoscere l'inglese almeno a livello scientifico. Di solito, tradizionalmente, gli studenti hanno una formazione in lingua inglese così buona che al test d'ingresso del CLA raggiungono immediatamente il livello B1 e in molti casi anche il livello B2, che è richiesto, come vedete, al secondo anno. Poi, successivamente, al secondo semestre, queste materie vengono riprese e si introducono, come dicevo, anche materie come fisica e informatica, e con un livello ovviamente superiore di scienza. Quindi questi sono la divisione in CFU, e ogni anno grosso modo ha 60 CFU, perché il totale dei CFU in una laurea triennale è di 180. Poi al secondo anno si introduce anche probabilità e statistica, al terzo anno si continua con l'analisi, con la fisica, con l'informatica e queste conoscenze. Infine al terzo anno si ritorna sopra l'analisi matematica, la geometria, la meccanica razionale, che è una parte fisica, però vista da un punto di vista matematico, e come dicevo, la fisica matematica, l'analisi numerica, e quindi il terzo anno, diciamo, ha queste materie a livello
un poco più avanzato che si basano sulle conoscenze dei primi. Poi lo studente può scegliere 12 CFU a libera scelta e infine la tesi di laurea di 6 CFU che costituisce un elaborato scritto, e questo agli studenti piace moltissimo, costruire, ideare, comporre la tesi di laurea, perché vedono come un'espressione di grande interesse. E dunque, i 12 CFU a libera scelta, lo studente è libero veramente di scegliere tra materie di tipo matematico, fisico, informatico, biologico, delle biotecnologie, chimico, geologico, ingegneristico e di economia. E gli studenti hanno questa ampia possibilità. La laurea magistrale in matematica, e su questo mi soffermo poco se non vi sono domande, perché essenzialmente voi siete interessati alla laurea triennale, ha ben 4 curricula. Il curriculum didattico generale, in cui lo studente ha ampia possibilità di intraprendere il percorso formativo che desidera. Il curriculum matematica per l'economia e la finanza, il curriculum per la crittografia e il curriculum per le applicazioni industriali e biomediche. Come dicevo, la magistrale è articolata in 2 anni per un totale di 120 CFU, quindi ci sono delle materie tipo obbligatorio e poi altre che nell'indirizzo didattico generale possono essere scelte in un'ampia classe di gruppi di discipline, e quindi lo studente ha un'ampia possibilità di ritagliarsi, come dicevo, il percorso. L'indirizzo per l'economia e la finanza è un po' più stabile come insegnamenti, ci sono leggermente meno opzioni, ma di solito lo studente lo gradisce molto perché ama particolarmente le applicazioni in economia e in finanza. Molto amato è anche l'indirizzo crittografico, che anche qui vi sono meno opzioni dell'indirizzo didattico generale per i motivi che ho detto, in quanto questo è proprio specifico, ha un nome particolare, non ha un nome come indirizzo didattico generale che uno si deve ritagliare il percorso. Quindi qui il percorso è dettato dalla crittografia. Ecco, come prima il percorso era dettato dalle discipline economico-finanziarie. E infine, come dicevo, matematica per le applicazioni industriali e biomediche, che di nuovo il percorso è abbastanza, indirizzato o fisso, perché l'idea è di formare un matematico con queste abilità. E gli esami a scelta ci sono. Allora, ho molto piacere di far vedere che la matematica è anche divertente. Come vedete, ho creato un cuore matematica, perché possiamo fare i deck ogni singola cosa, è una pubblica genere, quindi è una figura tridimensionale interessante. I love matematics. Dice, ma la matematica antica com'è? Ma che cosa è? Che cosa si studia in matematica? Cosa studiano i matematici? Bene, la matematica sembra antica, vecchia, eccetera. In realtà, ci sono più affascinanti l'ingegneria, la medicina, eccetera. Ma in realtà è vivissima, e la ricerca è proprio al top. I matematici sono molto, dei ricercatori molto profondi e fruttivi. Quindi vi sono tanti argomenti di ricerca. Io ho evidenziato solo le riviste più prestigiose del mondo matematico, come vedete sono 3435,
poi ve ne sono tantissimi di divulgativo che non ho citato, gli articoli di questo biennio 2018-2019, come vedete nel mondo intero, sono tantissimi, e così i libri naturalmente in questa elencazione, quali sono? Dice prof, sono le monografie, certamente non sono i libri di testo banali, cioè sono libri di testo universitari di alto livello o addirittura monografie. I love mathematics and mathematics is new. Allora, la matematica arricchisce, come abbiamo visto, ci sono tanti premi, il Nobel, Medaglie Fields, Galli e tanti altri premi dati a problemi aperti matematici. Poi nell'indirizzo biomedico, come vedete, vi è la matematica che serve per salvare la vita, la fiasiale e tante altre cose come la risonanza. Poi vi è questo modo di interagire tra matematica e informatica per comporre delle figure artistiche, fractali, matematiche, e questo è un piccolo esempio. Poi c'è la matematica astratta del paradossale, diciamo che è molto vicina a un pensiero speculativo filosofico. Poi la matematica della crittografia, cioè i modelli matematici, anche della fisica matematica, del traffico, del progettare le reti, quindi la matematica che è molto vicina all'ingegneria. Come dicevo, la matematica della sicurezza, molto vicina anche all'informatica, alla teoria dei numeri, contributi, e il nostro dipartimento anche in questo settore ha delle eccellenze nazionali di altissimo livello che vengono anche tanti studenti a fare il dottorato in discipline. E poi appunto vi è la matematica della teoria dei giochi, cioè quella che è all'economia e alla finanza, che è quella che ha l'indirizzo, e poi la matematica, come dicevo, è talmente affascinante il mondo matematico che la piazza, una delle piazze più belle del mondo, che è la piazza 4 novembre di Perugia, piazza che come sempre si è a questa armonia, perché è tutta armonica questa piazza, e che, come sapete, o alcuni di voi sapranno, contiene una delle fontane più antiche d'Italia, molto più antiche, prestigiose e bellissime fontane romane, che è la fontana detta del Pisano, fontana medievale, e in questa fontana vi sono due figure, che rappresenta l'aritmetica e una rappresenta la geometria. E questi sono infatti le due anime portanti, come sono medicina, tra la medicina e la medicina interna, e poi tutte le altre branche sono nate da esse, dalla geometria e dalla matematica. Come dicevo, il corso di studio in matematica è istituito dal 1966 e quindi è uno dei più tradizionali dell'Ateneo, il corpo docente è estremamente stabile, maturo, di grande esperienza. E poi c'è questa garanzia che dà l'Ateneo di Perugia di introdurre nuove forze, quindi ogni anno entrano dei giovani nel Dipartimento di Matematica e Informatica, e quindi i vari corsi di studio. Questo ingresso dei giovani ovviamente rende più affascinante. Come dicevo, abbiamo un rapporto 1 a 5, quasi un rapporto 1 a 1, quindi ogni studente è seguito in modo capillare per tutto il percorso, specialmente alla laurea triennale, ma è continuata anche la magistrale. Adesso magari parlare
di aule e di laboratori. In questa fase è opportuno svolgere la didattica online, diciamo un poco strano, ecco, però come diceva il direttore, speriamo di tutto cuore di riaprire quanto prima, diciamo, questo virus, il problema sanitario sia completamente superato e che quindi possiamo ritornare a vivere il dipartimento nella sua interezza e fisicità e quindi godersi anche i laboratori didattici di informatica e i tanti spazi dedicati agli studenti per socializzare. Bene, e questo l'ho detto, e poi quest'anno in modo, diciamo, forse quest'anno daremo il precorso di matematica, in cui è un precorso che è istituito da più di 20 anni, abbiamo materiale didattico gratuito, il precorso è gratuito e questo serve, il precorso, a, in qualche modo a prepararsi per il quiz o esame che è di autovalutazione che è richiesto dalla legge in tutti i corsi di studio di qualsiasi ateneo, che comunque non pregiudica l'esito negativo di questo test d'ingresso, non pregiudica l'iscrizione al corso di studio in matematica o altri corsi di studio. E quindi il precorso gratuito serve proprio a questa preparazione. Probabilmente quest'anno verrà impartito in modalità telematica e si svolge dal 14 al 25 settembre 2020, sono 10 lezioni di 2 ore ciascuno dal lunedì al venerdì e tradizionalmente si svolgeva in un'aula grande, probabilmente come dicevo quest'anno sarà svolto, data l'affluenza, perché vi sono molti studenti interessati anche di altri corsi di studio, non solo in matematica, a rivedere a certi argomenti riguardanti le equazioni, le disequazioni algebriche di primo e secondo grado, gli elementi di geometria euclidea analitica, le definizioni e le prime proprietà dei polinomi, delle funzioni esponenziali logaritmiche, trigonometriche, eccetera. Sono elementi, diciamo, proprio basilari di ingresso, però questa cosa non mi deve neanche troppo angosciare, perché tutte le discipline impartite al primo anno del corso di studio in matematica proprio iniziano di nuovo da zero, magari con una velocità un po' più sostenuta di quella a cui siete abituati al liceo, però diciamo i corsi sono autocontenuti, cioè non c'è bisogno di sapere chissà quante altre cose del passato, perché i docenti le ripetono continuativamente. Quindi questo è un po' la situazione. La prova di valutazione della preparazione iniziale per le matricole di matematica, guardano voi, cioè della triennale di matematica, si svolgeranno il 7 ottobre alle ore 10, presumibilmente di nuovo non in aula a due come normalmente avviene, ma presumibilmente in modo telematico, e faremo, organizziamo, già stiamo organizzando un modo di effettuare il test molto, diciamo, tranquillo e in modalità, diciamo, online. Quindi verrà fatto tutto senza richiedere una presenza nel territorio, perché ancora non è ben chiaro se questo sarà possibile. E interessante è già il grande Istituto Nazionale di Alta Matematica,
Francesco Severi, che ho citato, di Roma la Sapienza, che offre già da lungo tempo 40 borse di studio agli studenti che si iscrivono a una classe di matematica, quindi al corso di studio. Le borse sono rinnovabili, ci sono anche tante iniziative governate dallo SPI e dall'INDAM relative a questi incontri degli studenti che hanno acquisito le borse negli anni, e vi è questo interessante programma, dicevo, estivo della durata di un'estate, che tradizionalmente si svolge proprio al Dipartimento di Matematica e Informatica di Perugia. Come dicevo, il nostro Ateneo si colloca tra i primi, al primissimo posto tra i grandi Atenei del paese Italia, e grande enfasi è data alla internazionalizzazione. E quindi il programma Erasmus del Dipartimento di Matematica e Informatica è seguito con molta cura dalla Commissione Erasmus dipartimentale, e gli studenti anche della laurea triennale sono stimolati a seguire parte del loro percorso formativo utilizzando una borsa Erasmus messa tra gli accordi del nostro Ateneo. E l'Università di Perugia è convenzionata con ben, in particolare il corso di studio in matematica, con più di 25 Atenei. Quindi vi è una larga possibilità, se i tempi e le modalità, diciamo, se il percorso sanitario ce lo consentirà, di usufruire senz'altro. Io vi ringrazio largamente della vostra attenzione. Qui vi sono tutte le informazioni che, dove potete trovare in dettaglio le informazioni che riguardano la laurea triennale, la laurea magistrale. Poi abbiamo anche la segreteria didattica, che è collocata al quarto piano del dipartimento. Tutti i docenti, non solo io come presidente del gruppo di studi, siamo a vostra completa disposizione sempre, e quindi proprio vi ringrazio tanto. E ora lascerei la parola al professor Tasso e soprattutto a voi studenti per formulare le domande alle quali risponderanno le mie colleghe. Grazie di cuore. Grazie tantissimo. Grazie Patrizia veramente della tua esaustiva presentazione, anche se purtroppo l'audio non era ottimale, devo dire la verità, questa nuova modalità ci coglie un po' tutti un po' impreparati, però le informazioni erano preziosissime e credo che gli studenti ne abbiano tratto veramente tantissimo giovamento dalla tua presentazione e chiarimento. Se volete appunto chiarire ulteriormente voi studenti, potete, questo è il momento del question time, abbiamo a disposizione appunto, oltre alla professoressa Pucci, abbiamo a disposizione altri tre professori, con il direttore siamo quattro professori del corso di laurea in matematica. Potete chiedere, oppure abbiamo anche a disposizione la dottoressa Valentina Cera, che è dell'ufficio orientamento e che ci potrà anche dare informazioni per quelli che sono i servizi agli studenti nella città di Perugia, per l'Ateneo, che l'Ateneo offre proprio ai nostri studenti. Quindi direi apriamo subito questo spazio alle vostre domande. Il fatto di essere così anche senza video, questo credo, abbiamo pensato che sia anche di stimolo, perché così non avete problemi a chiedere, a fare domande di persona, forse potrà anche agevolare in questo momento alle domande, anche se in forma più, diciamo, più anonima, ecco.
Quindi, se volete, ah, scusate, mi sono dimenticato, questo è importantissimo, abbiamo a disposizione non soltanto i professori e la dottoressa Cera, ma anche gli studenti e i dottorandi. Quindi abbiamo anche una studentessa del corso di laurea in matematica e una dottoranda, studentessa del dottorato di ricerca, sempre del corso di laurea in matematica, che potrebbero essere di aiuto anche per domande un po' più rivolte a persone più, insomma, vicine a voi anche come età. Quindi non abbiate timore, non abbiate timore alcuno, perché questo è un momento anche molto bello in cui voi potete chiedere anche le cose che vi sembrano più magari banali, più anche ovvie, però è un momento di chiarimento che è importante, perché l'orientamento è anche questo. Noi non è che vogliamo convincervi, ecco, non è che vogliamo convincervi, vogliamo che voi siate consapevoli della vostra scelta, di che cosa si fa, e naturalmente trasmettiamo, come la professoressa Pucci ha fatto veramente egregiamente, trasmettiamo tutto l'entusiasmo che c'è nel partecipare a un corso di laurea così bello come quello di matematica, ecco. Quindi direi, se ci sono domande, potete prenotarvi, se ce ne sono molte, potete prenotarvi naturalmente nella chat, e quindi potete scrivere subito "mi prenoto" nella chat della piattaforma, se no altrimenti intervenite il primo, intervenga subito, insomma. Non abbiate timore, eh? Non ci sono domande particolari, avete capito tutto, anche questa cosa dei test, del test, che non è un test di ammissione, ma un test di autovalutazione, avete capito bene ciò che ha detto la professoressa. Quindi ecco, per esempio, questa è una delle domande più frequenti. Se mi volete aiutare anche, perché vedo che c'è qualche problema a intervenire, anche gli altri professori o studenti o laureati o del dottorato di ricerca, o insomma, se mi volete aiutare a introdurre quelle che sono le domande più frequenti. Noi partecipiamo a tantissimi saloni di orientamento, forse ci avete incontrato anche nei saloni che abbiamo fatto via via nei vari città dell'Umbria. E molto spesso le domande sono domande molto pratiche che lo studente fa, se c'è o non c'è l'ammissione, se c'è il numero chiuso, quali sono le possibilità. Naturalmente la presentazione della professoressa Pucci penso che ha risposto a tutte queste domande, però se c'è rimasto qualche piccolo dubbio, questo è il momento per tirarlo fuori, assolutamente. Posso intanto aggiungere una cosa, Sergio? Magari, magari, volentieri. Fatti vedere Intanto pure. volevo solo... Sì, arrivo subito. Io, ecco, volevo solo dire ai ragazzi, certo è molto triste un orientamento in cui non è possibile vedere i volti dei ragazzi. Questo veramente è una cosa che, diciamo, ci lascia un po' così, un po' tristi in qualche modo. Ad ogni modo... Ecco, c'è niente da aggiungere alla splendida presentazione della professoressa Pucci che appunto ha toccato tutti gli aspetti. Quello che mi sento di dire ai ragazzi è che la scelta del corso di studi deve essere fatta con il cuore e con la passione, perché come sapete ragazzi, quando una persona studia un argomento per il quale avverte, diciamo, una grande passione, avverte piacere per quella materia, lo studio diventa proprio un divertimento, un gusto in qualche maniera. Mentre se uno, diciamo, studia alcune cose così, controvoglia, magari dice perché c'è un'ottima possibilità di occupazione o per altri motivi, potrebbe incontrare, diciamo, delle difficoltà. Quindi è molto importante scegliere passione, qualcosa, anche perché poi questa passione si trasmette non solo nel, diciamo, il rapporto con lo studio, ma questa passione si trasmette poi in quello che sarà il lavoro, che quindi, diciamo, che
ci accompagnerà in qualche modo per tutta la vita. Quindi è molto molto importante scegliere con grande passione, questa è la cosa importante. Poi volevo solo condividere due bellissime frasi che di solito quando facciamo gli incontri di orientamento, se riesco a condividere, un attimino, forse io non posso condividere, io non ho l'opzione. Forse sì, non ce l'hai l'opzione? Aspetta, sì, lo puoi fare. Non lo so come mai, forse mi devi dare il diritto di relatore, un attimo, non lo so Sergio. Vediamo subito. Aspetta, te lo do subito. Una banalità, sono solo due belle frasi, niente di che, Ecco. Roberta Filippucci, imposta come... sei già relatore tu. Sei già relatore? Non ce l'hai la freccettina, condividi? I tre puntini che utilizzo sempre a lezione per condividere... No, i tre puntini, vicino, non i tre puntini, vicino quella freccia che va in su, condividi. Io quello che utilizzo sempre per la lezione, tutte le volte condivido lo schermo con i ragazzi e non funziona, non lo so perché, va bene, non fa niente, non succede niente. Insomma, la frase, quella mi piace tanto, di un matematico vivente inglese, un matematico divulgativo che ha preso pure il premio Peano 2006, che è dato da una società, la Matesis, perché diciamo ha scritto una lettera dal titolo "Ma come è bella la matematica", e lui dice praticamente che, ve la leggo, galleggiamo in un oceano di equazioni matematiche. Mi piace tanto questa espressione, siamo avvolti dalla matematica. Ovunque ci giriamo c'è matematica, quindi questa diciamo è una delle cose affascinanti della matematica. Però ripeto, la passione che avete sentito nelle parole della professoressa Pucci, che spero sentiate nelle mie parole, deve essere anche parte del, diciamo, del vostro sentimento per poter scegliere la matematica, perché a quel punto se uno sceglie una cosa che ama, le difficoltà le supera senza alcun tipo di problema. Magari vi saranno ovviamente delle materie più difficili, delle materie più impegnative. Sicuramente il corso di studio di matematica è un corso impegnativo, ma come vi dicevo, se uno ha passione, se anche qualche prerequisito non ce l'ha, può costruirlo magari facendo un po' più di fatica rispetto a un'altra persona, ma non è quello il problema. Il problema è proprio la passione, perché poi deve essere trasmessa nel lavoro. Poi la professoressa Pucci ha accennato alla scuola matematica interuniversitaria, questa è una cosa ancora più grande, avete visto, c'è il percorso triennale, magistrale, dottorato di ricerca, e ulteriormente c'è la scuola matematica universitaria, che è un fiore all'occhiello per il nostro Ateneo, perché diciamo è una scuola di avviamento, possiamo chiamarla così, di avviamento alla ricerca. È una scuola che raccoglie tutti i migliori studenti laureati in matematica o che frequentano l'ultimo anno della magistrale e per diciamo avviarli al dottorato di ricerca o studenti appunto che sono dottorandi di ricerca e di tutto il mondo. Quindi è una scuola tenuta completamente in inglese e è un fiore all'occhiello per il nostro Ateneo a numero chiuso. Ovviamente si accede per merito, bisogna presentare un curriculum e quant'altro. E è veramente per noi motivo di grande orgoglio, perché quando poi diciamo si va ai convegni, si conoscono matematici girando proprio per il mondo, tutti i matematici dicono ma a Perugia noi abbiamo fatto la scuola estiva, e che poi diciamo il livello ancora più avanzato è sempre citato dalla professoressa Pucci, la scuola di Cortona. E quindi diciamo offriamo tutto qui a Perugia, ma anche in collegamento con tutto il mondo, ovviamente, perché come sapete voi ormai non siete più cittadini della vostra città, ma voi siete cittadini sicuramente europei, ma anche diciamo di tutto il mondo. Ecco, scusate se ho rubato un pochino di tempo, ma mi sentivo di dire queste cose. Grazie a tutti, grazie per essere qui. Se ci sono domande, anche io sono disponibile a rispondere. Anche ci sono appunto i nostri dottorandi, i nostri studenti di magistrale, quindi non abbiate timore. Buona scelta, ragazzi, con il cuore, mi raccomando. Grazie alla professoressa, grazie tante alla professoressa Filippucci. Grazie del suo intervento, prezioso intervento. Se c'è qualche domanda, forza. Possibile che nessuno di voi ha il coraggio di fare una domanda?
Io avrei una domanda. Oh, sono felice di questa cosa. Prego. Allora, la mia domanda verte sul, diciamo, quiz per, diciamo, ammissione, tra virgolette, cioè quello appunto alla fine della sorta di corso che si tiene prima dell'inizio delle lezioni, che se non ho letto male diceva che si potevano provare degli esempi di questo quiz, di questo questionario di 15 domande, contattando, mi sembra, la segreteria? No, scusa, posso condividere lo schermo che ti faccio vedere dove le trovi, va bene? Sì, grazie mille. È perché è tutto online, il corso di studio in matematica mette tutto online, quindi ti faccio vedere. Non so se, perché è un pochino lento, vedete lo schermo mio? Adesso sì. Sì, sì, si vede lo schermo mio? Benissimo, questo sì, sì. Questo è il portale del Dipartimento di Matematica e Informatica. Si clicca su didattica. Io chiedo scusa se non mi sentite. Poi si va alla triennale. Poi ci sono informazioni degli studenti, i futuri studenti, il corso di studio, quindi descrizione del corso. È un pochino remoto, infatti vedete qui c'è scritto percorsi di allineamento e test di autovalutazione iniziale. Cliccate e qui c'è ancora, c'è quello vecchio rispetto a quello che ho dato io, non hanno sistemato, ma faremo sistemare, spero che sistemino a giorni. Quindi questo va bene, vi rimanda al corso. Questo è il test degli anni precedenti. Vedete, queste sono le risposte, va dal test più recente del 2018, che qui non hanno aggiornato, mettendo quello del 2019, non so perché, perché io l'ho dato, e va bene. Questa qui, la pagina è un po' vecchia, adesso la faremo sistemare insieme al responsabile qualità, la professoressa Fatabi, faremo sistemare questa pagina, aggiungendo appunto anche il test del 2019. E come è scritto qui molto bene, e qui lo faremo cambiare perché non è più neanche così, perché purtroppo non è più il presidente che gestisce le pagine del dipartimento del corso di studio, e quindi tutto rimane molto vecchio, ecco, a causa poi di questo periodo delicato in cui c'è lo smart working, è anche tutto molto più difficile da sistemare. Comunque, come dicevo, il test, quindi mi permetto di farvelo rivedere, il test si svolge il 7 ottobre e in modalità sicuramente telematica. Intanto fino al 2018, sin da ora avete i test nel link che vi ho dato, che ripeto, va bene? Poi non solo, avete anche gratuitamente delle dispense tenute dal professor Ragni, redatte dal professor Ragni, che ha tenuto il precorso per più di 20 anni con grandissimo successo, e ora uno dei docenti del precorso è la professoressa Fatabi, per cui io darei su questo argomento, avendo indicato il link e ora vi metto immediatamente anche nella chat, così è molto più facile per tutti voi accedere. E come ulteriore informazione vi volevo dire questo: l'università e i corsi di studio in generale, e quindi in particolare matematica, sono per persone normali e studenti normali. Non occorre essere degli studenti super dotati in matematica. Ecco, a questo ci tengo moltissimo, perché uno
dei miei tanti passaggi che ho fatto è stato quello di dire che il corso di studio è formativo, forma un matematico. Quindi non ci si aspetta che le matricole di matematica siano già dei matematici. Saranno dei matematici al termine dei 3 anni. Non vogliamo che entri già un super dotato in matematica. Iona, come tutte le mie colleghe che parleranno, ha una grandissima esperienza e vi dico che ci sono stati degli studenti che hanno all'inizio, come diceva giustamente la professoressa Filippucci, non è un corso di studio banale, e quindi degli studenti che inizialmente hanno faticato, ma mi hanno detto, perché magari provenivano addirittura dal liceo artistico, però mi hanno detto: professoressa, io dopo il primo semestre del primo anno io ho preso il ritmo, ho preso la mentalità, ho cominciato, e si sono laureati con grande successo, anche se hanno avuto degli handicap iniziali perché provenivano non da licei di eccellenza. Ecco, l'università è fatta per persone normali e noi desideriamo studenti normali che amano, come diceva la professoressa Filippucci, la disciplina, ma normali, non devono essere superdotati. Grazie, Patrizia. Scusami, c'è una domanda che è stata scritta in chat, perché purtroppo il tempo è un po' tiranno, dobbiamo... In chat c'è Maria Pennicchi che voleva sapere diverse cose. Dal corpo insegnante, qual è la percentuale di studenti che si laureano in tempo a Perugia? Quanti studenti si laureano in corso in percentuale? Poi puoi leggere in chat, qualcuno può rispondere a questa domanda, è una domanda molto, molto lunga. Gli esami hanno tutti una parte sia orale che scritta? Capita mai che gli orari delle varie lezioni si sovrappongono? Gli orari generalmente sono compatti nella giornata, o capita che si passi qualche ora tra le varie lezioni, che ci siano dei buchi? C'è una mensa nell'Ateneo? Guardate, questo rispondo io immediatamente, cioè la mensa è a 50 metri da noi, proprio, è attaccata al Dipartimento. La mensa universitaria, una mensa molto, molto anche capiente. Ogni quanto ci sono, poi ci sono altre domande, ogni quanto ci sono conferenze, seminari, e poi se almeno un professore o uno studente potessero indicare, quindi anche uno studente, un punto di forza e un punto di debolezza del nostro dipartimento. Grazie. Chi può rispondere, anche sia professori che studenti? Ecco, la professoressa sta condividendo le statistiche. Non so se qualcuno sta condividendo, vuole parlare, se no posso rispondere anche io, come preferite. Ah, ecco. Sì, vedo che gli studenti rispondono, c'è Elenia Brizzi che risponde anche per chat, stanno rispondendo per chat, quindi molti risponderanno anche per chat alle domande fatte dalla studentessa. Sì, io ho risposto per chat alle domande che aveva fatto la ragazza, insomma. Grazie Elenia. Posso dire dal mio punto di vista un punto di forza e un punto di debolezza? Sì, magari. Allora, un punto, cominciamo dalle cose più spiacevoli, tra virgolette. Un punto di debolezza è, ragazzi, potrebbe essere dovuto anche a non troppi spazi per loro, anche se in realtà noi siamo un dipartimento, eravamo per via di questa
dipartimento che è aperto dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 7. Quindi nel nostro dipartimento per studiare, ad essere onesti, venivano anche ragazzi di altri corsi di studi, ma il problema, diciamo, che la nostra struttura non è nata proprio come, o quantomeno, diciamo, con i criteri che si richiedono oggi per una struttura che ospiti l'università. Pertanto, non, diciamo, vi sono non troppe aule studio per i ragazzi. Noi, come si riescono a liberare delle aule, il nostro direttore, tutti noi cerchiamo sempre di dedicare spazi ai ragazzi, però ecco, lì forse ce ne sarebbe bisogno di averne ulteriori, ecco. Quindi questo però è un problema di infrastrutture, quindi noi possiamo e non possiamo, diciamo, fare qualcosa. Un punto di forza è quello che ha scritto in più slides la professoressa Pucci, a mio avviso, e è questo fatto che c'è un rapporto molto stretto tra docenti e studenti, e questo è un vantaggio in entrambe le direzioni, secondo me. È un vantaggio per gli studenti, perché avendo questo rapporto stretto con i docenti si sentono, permettetemi di dire, in dovere di andare anche agli esami il più preparati possibili, e d'altra parte anche i docenti si sentono molto responsabili di questo contatto stretto, quindi sentono proprio naturale seguire più da vicino possibile il ragazzo. Quindi questo è un grande vantaggio, secondo me, cosa che in corsi di studio con tantissimi studenti naturalmente non si può verificare, perché un conto seguire 800, 900, 1000 studenti, un conto seguire 40 studenti o 50 studenti. Capite, ragazzi, che la differenza è enorme. Quindi il nostro vantaggio è dovuto al fatto che comunque la matematica in qualche modo è una laurea, diciamo, è una laurea di nicchia, possiamo dire. Quindi non è un corso di laurea che si aspetta 800-900 iscritti, perché non è proprio nella sua natura. Quindi questo era, secondo me, il punto di forza nostro. E poi volevo dire un'altra cosa, per quanto riguarda i parziali, ringrazio Lilena Brizzi che sta rispondendo, e tra l'altro Lilena Brizzi la conosco molto bene da vicino, perché sta facendo la tesi di laurea con me, quindi grazie Lilena per queste risposte. E quello che volevo dire per quanto riguarda i parziali, voi intendete, ragazzi, le prove di esonero, le prove in itinere. Ecco, le prove in itinere sono in genere concordate con il docente ne parla con i ragazzi perché è qualcosa di facoltativo, quindi chiede sempre ai ragazzi se sono interessate, ma si deve creare anche un coordinamento tra i colleghi per le prove in itinere, perché a volte accade che magari si fissano prove in itinere ed i ragazzi per studiare quell'esame, diciamo, o diminuiscono la frequenza a un altro esame. Quindi da parte nostra c'è massima disponibilità, ma vanno coordinate. Però sono sicuramente un grande aiuto per i ragazzi, perché è possibile dividere in più parti il programma relativo alla parte scritta, e poi se uno supera entrambe o tre prove, questo dipende, insomma, da come è strutturato il corso, poi può accedere direttamente alla prova orale senza fare la parte scritta del relativo appello. Grazie a tutti. Se volete, qualcuno di voi è disponibile a coordinare il resto della riunione, perché io devo lasciarvi, perché in questo momento sta partendo alle 16:30 un'altra stanza relativa all'orientamento, quindi all'open day di informatica. Quindi io e il direttore vi dobbiamo lasciare, perché andiamo nell'altra stanza dedicata all'open day di informatica. Non so, professore, chiediamo magari se ci sono anche studenti registrati all'altro open day che quindi sono costretti a lasciare quest'aula. Sì, ecco, chi dovesse appunto avere questa doppia iscrizione, sia la laurea matematica che quella informatica, allora prego anche loro di uscire da questa stanza in questo momento, in modo tale che rimangono
coloro che sono interessati a proseguire in queste domande. Io in questo istante vi saluto tutti e vi prego appunto di scusarci per quanto riguarda le difficoltà nella trasmissione, se c'è stato qualche problema nell'audio, ma questi sono momenti particolari, siamo tutti consci di questa cosa, però l'importante è avere chiarito e avervi orientato ulteriormente nella vostra scelta. Allora, buona scelta e buon proseguimento. Arrivederci e grazie. Saluti a tutti. Spero di vedervi numerosi. Sì. Di persona. Allora. Va bene, rimanete pure però voi, se volete rimanete in questa stanza. Arrivederci. Sì. Che io darei la parola, come dice, e poi abbiamo tutti i dati su quelle domande che hanno fatto specifiche, perché su Universitali non le vedevo, quindi darei la parola alla a chi la professoressa Fatabi, darei la parola sulle domande dei ragazzi. Ok, sì, scusi, la sento malissimo. Mi sentite, ragazzi? Io mi sento benissimo, non so come... Io non la sento. Ragazzi, mi sentite? Sì, si sente, si sente. Giuliana, si sente. Ok, io non vi sento bene, però se voi mi sentite, eventualmente scrivetemi in chat. Innanzitutto vorrei ringraziare gli studenti per la loro presenza qui, perché in questo periodo impegnati in video lezioni, dedicare anche il pomeriggio a un incontro come questo capisco che può essere anche faticoso, quindi vi ringrazio tantissimo per aver partecipato. Volevo anche rispondere, se mi è consentito, alle domande poste. Diciamo, la percentuale di studenti che si laureano in tempo a Perugia dipende un po' dalle annate, ma purtroppo devo dire, questo forse è anche un punto di carenza, non è altissimo. Però il corso di laurea, il presidente, tutto il corso di laurea si stanno impegnando per cercare di capire quali sono le criticità e per cercare di risolvere. Quindi iniziative in tal senso sono state prese. Scusate, vi chiedo ancora se mi sentite, perché ho qualche problema con... Io sento. Perfettamente. Va benissimo. Poi, per quanto riguarda gli esoneri, penso che è stata abbastanza esaustiva la professoressa Filippucci, le prove parziali che esonerano sia parzialmente dalla prova, dall'esame o dalla prova scritta, e magari alla prova orale, ci sono in molti corsi della laurea triennale, e come ha risposto in chat, gli esami hanno quasi tutti, della triennale sto parlando, hanno quasi tutti una parte orale che scritta. Vorrei spendere due parole a favore dell'orario delle lezioni. Mi sembra che negli ultimi anni il corso di laurea si sia orientato in maniera tale da rendere l'orario compatto, in modo da far sì che gli studenti possano avere anche delle ore per lo studio individuale. In particolare si è tentato di concentrare le lezioni durante la mattinata, in modo da lasciare i pomeriggi liberi, e si cerca ovviamente di eliminare le sovrapposizioni, soprattutto per quanto riguarda la triennale. Sicuramente si evitano le sovrapposizioni. Per la mensa è stato risposto, sì, ci sono anche dei seminari che organizza il dipartimento, scientifici e divulgativi, e poi non mi voglio dilungare troppo, voglio anche rispondere allora a un punto di forza. Come responsabile della qualità mi sento di dire che il nostro corso di laurea è un corso di laurea di tutto rispetto. La preparazione che diamo è una preparazione di base abbastanza ampia e anche profonda. Dall'esperienza che almeno che ho io, come penso anche i miei colleghi che sono in chat e anche quelli che non lo sono, i nostri studenti, quando se ne vanno da Perugia, sono molto apprezzati, sia in ambito nazionale, ma anche direi in ambito internazionale. Da quello che mi risulta, spero di essere confortata anche dalle parole degli studenti, delle studentesse che sono collegate,
i nostri studenti si trovano bene, sia che decidano di fare la magistrale da un'altra parte in ambito italiano, sia che decidano di fare delle esperienze che sono sicuramente importanti all'estero. Quindi, diciamo, questo mi sento di affermare che è un motivo per iscriversi alla laurea in matematica nell'Università di Perugia. La nostra formazione, ripeto, è fortemente competitiva e apprezzata. E per quanto riguarda appunto un punto di carenza, beh, forse appunto, come dicevo, potremmo forse fare di più per evitare che ci sia abbandono ai primi anni del corso di laurea e perché le persone si laureano in tempo. Per quanto riguarda il precorso, sono una dei docenti che incontrerete forse di persona, speriamo, mi lo auguro vivamente, perché fare la didattica a distanza, per quanto possa essere utile in una situazione di emergenza, per quanto la nostra università sia stata molto efficiente nell'organizzazione, non è la stessa cosa. Non credo di riuscire a trasmettere io personalmente lo stesso entusiasmo da uno schermo rispetto a quando ho delle persone davanti. Come sapete, insomma, il trasmettere il sapere non passa solo attraverso le parole, ma passa anche attraverso dei messaggi che non sono verbali. Quindi vedere gli occhi di uno studente che si illuminano quando uno ha detto una cosa sicuramente ha un effetto diverso rispetto a quello di vedere uno schermo. Per quanto riguarda il precorso, vi invito in qualunque forma esso sia svolto a seguirlo per avere un'idea, per ritirare fuori quelle che sono state, diciamo, quello che avete acquisito negli anni, ritirare fuori dalle vostre tasche della conoscenza, no, delle cose che avete visto, che neanche vi ricordate di aver visto, magari, e per avere un'idea di quello che noi diamo per scontato. Diamo per scontato fondamentalmente una certa abilità nel calcolo, ma sicuramente riprendiamo tutta la parte teorica. Però può essere, diciamo, anche per una scelta più consapevole, vi invito a seguirlo. Come è stato detto, ribadito, meglio di quanto io abbia fatto dai colleghi, il test è semplicemente un test di autovalutazione. Quindi non vi lasciate spaventare da quello, però mi sento anche di dirvi che il corso di laurea in matematica è un corso che richiede impegno. Un impegno tale che permette anche di avere una vita al di fuori dello studio, sicuramente, però lo richiede. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi ringrazio veramente tanto per aver partecipato a questo incontro. Darei la parola alla professoressa Benedetti. Infatti, salve a tutti. Io vorrei rispondere a Matteo Torba, che ha scritto una domanda nella chat. Allora, diciamo, per quanto riguarda gli aspetti applicativi della matematica, vengono maggiormente affrontati alla magistrale. Quindi la triennale, nella triennale, diciamo, c'è più una formazione di tipo di base, più un punto di vista più teorico e astratto. Anche se anche nella triennale ci sono comunque, si inizia comunque a vedere degli aspetti applicativi, per esempio legati alla fisica o all'informatica. Questa formazione però di base è molto spendibile poi successivamente, e per quanto riguarda poi gli interessi che esprime Matteo Torba riguardo appunto all'applicazione di tipo biomedico, nella magistrale c'è proprio un indirizzo che si chiama, come ha detto prima la professoressa Pucci, applicazioni matematica per le applicazioni industriali e biomediche. Quindi la differenza, diciamo, tra un corso di laurea in matematica e un corso di laurea in ingegneria biomedica, diciamo, la differenza principale che vedo io è che magari in un corso di laurea di matematica si acquisiscono delle nozioni di tipo teorico ed astratto, che però poi sono maggiormente spendibili successivamente, perché magari adesso uno può avere un certo tipo di interessi, ma magari poi con l'andare degli anni magari poi questi interessi possono cambiare. Quindi anche questo è il bello della matematica, che
può essere utilizzata in vari campi e in vari settori. Inoltre mi sento di dire, se siete attratti dalla matematica, cioè se vi piace l'idea di risolvere i problemi, appunto come diceva anche la professoressa Filippucci, prima di tutto dovete scegliere una cosa che vi piace, cioè diciamo la prima scelta è quella che dovete fare proprio scegliendo un argomento che sentite che vi piace, perché studiare con piacere è tutta un'altra cosa rispetto a studiare per dovere, ovviamente, e si vede anche proprio dai risultati poi che si hanno. Ma anche non dovete pensare che le sbocchi professionali, come ha detto la professoressa Pucci, voglio insistere su questo, siano solo quelli dell'insegnamento, cioè anche studiando matematica e poi per esempio facendo uno dei percorsi magistrali, magari più applicativi, se queste sono le vostre inclinazioni, ci sono tantissime possibilità di lavoro successive, proprio per questa formazione mentale appunto che dà questo percorso di studi nell'affrontare e capacità di risolvere i problemi. Quindi mi sento per rispondere appunto a Matteo Torba di dire che appunto questo è un tipo di studi diverso sicuramente da l'ingegneria, che magari da subito analizza di più, affronta di più degli aspetti più applicativi, ecco. Però è un tipo di corso che poi è veramente molto molto spendibile. Ecco, non so se sono stata esaustiva nella risposta. Scusate che leggo le domande perché ne stanno venendo tantissime. Poi vado avanti a rispondere a qualche domanda, così Maria Pennicchi chiede gli esami scritti svolgono. Generalmente adesso dipende da corso a corso, perché ogni professore decide la modalità di svolgimento dell'esame. Generalmente sono una serie di esercizi da svolgere. Adesso poi se qualche collega vuole intervenire per aggiungere qualcosa, scusate che leggo. Irene, scusami se disturbo. Sì. Volevo dire che in chat, rispondendo oltre ovviamente a noi o diciamo a voce, stanno rispondendo in chat le due, non so se ci sono altre studentesse. Noi abbiamo contattato sia la Laura Baldelli, che è una dottoranda che si è laureata da noi, sia triennale che magistrale, e è arrivata ai primi al contatto, per cui questa è diciamo una testimonianza in qualche modo di quello che sia diciamo noi, ma che esplicitamente ha detto la professoressa Fadabbi, che uno dei punti di forza è la qualità del nostro corso di laurea triennale e magistrale ovviamente in toto. E volevo dire, queste due, quindi sia la Laura Baldelli che l'Ilenia Brizzi, che sono studentesse, stanno rispondendo alle domande. Non so se vogliono rispondere anche a voce, perché noi ovviamente rispondiamo dal nostro punto di vista. Però è utile anche, quindi se Laura o Ilenia se la sentono di dire due parole a voce, magari riassuntive delle domande che sono state chieste, è una cosa molto breve, come volete insomma. Esatto. Io allora sì. Saluto tutti, chi e parla? Chiudo. Io, prof, sono Ilenia. Non so se... Ilenia, ecco. Per ragazzi, Ilenia Brizzi è una ragazza appunto che si laureerà adesso a giugno, quindi ha frequentato da noi sia il corso di laurea triennale che il corso di laurea magistrale.
E quindi ecco, grazie Elenia, se puoi dire qualcosina a questi ragazzi. Allora, intanto punto di forza e punto sfavorevole è la domanda a cui non ho risposto in chat. Punto di forza sicuramente rapporto docente-alunno, perché siamo pochi, siamo molto pochi purtroppo, e alla magistrale eravamo 6-7 persone a seguire alcuni corsi, quindi c'è un rapporto molto stretto con i docenti. Questo sicuramente aiuta tanto da un punto di vista dell'apprendimento, ma anche da un punto di, cioè siamo molto stimolati in questo ambiente perché ci sentiamo anche, diciamocelo, un po' coccolati, questo cosa che in ambienti molto grandi come altri dipartimenti con centinaia e centinaia di studenti, questo sicuramente non c'è. Punto di svantaggio sicuramente è uno studio molto impegnativo che richiede tanta fatica, io lo dico, sono partita facendo tanta fatica, però sono arrivata alla fine di questi 5 anni con una grandissima soddisfazione, insomma, e quindi l'impegno paga sempre, e è vero, mi riallaccio a quello che diceva la professoressa Fatabbi, che sì, c'è tanto impegno, però c'è la possibilità anche di fare altro, e è vero, io sono una studentessa che ha lavorato sempre in questi 5 anni durante il mio percorso accademico, e pur lavorando mi sono sempre laureata in tempo, è vero, sempre all'ultima sessione di aprile, però mi sono sempre laureata dentro il tempo e non mai andando fuori corso, quindi dico che con l'impegno vince sempre. E poi mi volevo un attimo riagganciare a questa cosa dell'applicazione piuttosto che la teoria. I primi 3 anni sicuramente c'è un salto di qualità da fare, perché i ragazzi, soprattutto adesso, anche chi viene dal liceo, sono abituati a fare tanti esercizi applicativi, mentre invece devono assumere diciamo, una dimensione in cui la matematica va studiata, e questo secondo me è un messaggio che dobbiamo far passare in qualche modo, insomma. Però secondo me senza sapere e senza conoscenza non ci può essere un'applicazione, poi bisogna avere un grandissimo sapere per poi poter applicare, insomma. Quindi questo è quello che mi sento di dire, e sicuramente l'impegno e la passione, ragazzi, questo ce lo potete mettere solo voi, perché i professori fanno di tutto per venirvi incontro, sono molto disponibili, anche in questo momento di criticità storico nel nostro paese sono stati veramente molto disponibili a riceverci anche a distanza, online, via piattaforma Teams, insomma. Quindi veramente loro ce la mettono tutta, però anche noi dobbiamo fare la nostra parte sicuramente. Quindi questo è quello che mi sento di dire io ad un passo dalla laurea, che tra 20 giorni mi laureo. Grazie Elenia, veramente è stata una testimonianza secondo me molto molto utile, grazie mille. Non so se Laura Baldelli, come appunto dottoranda, può dire due parole della sua esperienza nel senso della formazione, se vuole rispondere sempre molto brevemente, grazie mille. Salve a tutti, sono Laura, la professoressa Filippucci già mi ha introdotto perfettamente. Allora, rispondendo velocemente, anzi ripetendo le mie risposte che ho scritto in chat, per quanto riguarda un punto di debolezza, che secondo me è anche un punto di forza, è proprio il fatto che quando si passa da un ambiente scolastico, liceale, a un ambiente universitario, naturalmente ci deve essere una maggiore autonomia, quindi per far ciò appunto ci vuole anche una spinta interiore, in quanto non si è più guidati passo per passo con i compiti a casa, no? Quindi per passare un esame, non essendoci una sola possibilità come le verifiche a scuola,
si è più liberi, ma questa libertà può essere sia un punto di debolezza se non si è pronti, ma anche un punto di forza, perché principalmente la materia, pur essendo suddivisa in tante sfaccettature, l'anima è sempre quella. Quindi se uno ha passione in, diciamo, in quelle materie, magari si troverà difficoltà, come l'ho trovata anch'io in molte tipologie di materie in cui ecco, non ero molto portata, però sono riuscita, insomma, fissandomi degli obiettivi, ad raggiungere appunto questi ultimi con serenità, perché ecco, a questo punto mi allaccio al discorso della professoressa Filippucci. In quanto in ambito universitario, sia che sia matematico, qualsiasi altra materia, ci deve essere, ecco, la passione, quindi anche la volontà e quindi la serenità, soprattutto nello studio, insomma, cosa assolutamente necessaria. Per quanto riguarda gli esami... Sì. Scusa Laura, dicevo, quindi la preparazione che ti è stata data in questi 5 anni, al di là dei tuoi risultati brillanti, diciamo, però quando ti sei confrontata in un concorso di dottorato, hai ritenuto, insomma, che è stata solida? Assolutamente, assolutamente sì, è stata proprio una formazione a 360 gradi, insomma, quindi quando sono andata a fare, ecco, il concorso per il dottorato, che è formato, insomma, da una parte orale e da anche uno scritto, tutto quello che mi è stato insegnato mi è risultato estremamente utile. Quindi, per esempio, in quel momento sono andata a ripescare i vari quaderni di appunti e il risultato che ho ottenuto lo devo soltanto ai professori con cui ho avuto l'onore di seguire, di fare, insomma, questi 5 anni a Perugia. Quindi sentite ragazzi, insomma, queste sono, diciamo, testimonianze di persone che ovviamente, come vi hanno detto, hanno dato un grande impegno, no? Hanno, diciamo, impiegato parecchie forze, ma la soddisfazione c'è stata. Ma dietro c'è sempre la passione, secondo me. Grazie Laura.